Carli. Guarda caso, Benito Mussolini, legge Acerbo del 1924, che dava l'assoluta maggioranza nel numero dei seggi in Parlamento a chi avesse vinto le elezioni sia pur con il 25% appena dei suffragi elettorali, ma senza sbarramenti verso il basso, per cui furono comunque deputati persino Antonio Gramsci e Matteotti. Ma emerse poi la dura verità. La dittatura, sì, che garantisce l'assoluta governabilità. Toccò alla carta costituzionale, frutto della lotta antifascista, con il sistema del proporzionale ristabilire giustizia ed equità. Ma la Costituzione non gli va a quelli che, cambiata la camicia, hanno continuato a credere che qua ci vuole chi governa con la forza. Ed ecco allora nel 53 che Scelba ripropone quella truffa di dare un più di seggi in Parlamento a chi avesse vinto l'elezione. Ma nelle piazze esplose un movimento che gli bloccò sul nascere l'intenzione e si ripristinò l'ordinamento come scritto nella Costituzione. E allora ci provarono con Antambroni a sdoganare i voti dei fascisti, ma ancora dalle piazze la rivolta seppe segnare il senso di una svolta contro i tentativi di ridare politico sostegno a quei golpisti che nelle istituzioni come un cancro avevano messo intanto le radici. E i morti nelle strade nuovamente dovettero fermare quella gente? Quei morti non saranno caduti in vano se ancora oggi gli daremo la mano nel tentare di fermare chi vorrebbe, in nome di un governo onnipotente, toglier valore al voto della gente. Basta Porcelli, basta altre porcate. Costituzione, grazie, rispettate. Partigiano,
sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cerri. Si costruirà, a deciderlo tocca a noi, non coi sassi affumicati dei borghi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'un macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al momento che si chiama, ora e sempre, Resistenza! Oh,
ospiti della serata, vedo che si è svuotata abbastanza la hall. Si vede che il coro dell'Ampia aveva da quello precedente un po' per rompere, anche perché le forme d'arte sono diverse. E quindi via con questa. Il primo brano che vogliamo presentarvi ha per titolo L'Onda e parla un po' di non lasciarsi troppo appendolare dalle pubblicità e da quello che ci vuole proporre il mercato, ma vi invita a pensare con la propria testa, così come nella scelta del voto al referendum, pensate con la propria testa e sapete voi che cosa scegliere e sarà senza dubbio la scelta migliore. Avete sempre desiderato nei vostri sogni più reconditi, basta pensieri, basta preoccupazioni, rottama il tuo vecchio cervello e scegli BrainSync 3000, ma è tutto nuovo, ricaricabile e accessoriato, è impermeabile, è indispensabile, è confortevole, sarà breve la tua unica ragione di vita. Thank you.
adesso è salato. Tu lascia perdere il resto, ma non seguirmi. Thank you.
ogni tempo ha il suo uomo, ogni uomo ha il suo prezzo, ogni prezzo è salato, tu lascia perdere il resto, ma non seguirmi, no. Tutto quello che hai dentro Bastogli,
break out and free yourself.
of me. I paid my dues to make it. Yeah, everybody wants me to be, they want me to be. Mi suggerisco che per questa sera ribattezzati Amplifier. Amplifier. Ci può pensare, non lo so. Non c'è mai un po'. Che passa un certo? Abbastanza.